ridi, ridi. È facile essere italiani, ma io sono lucano. La vita non mi dà no poca di pace, la vita non mi dà no poca di luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà, ma si ci vuoi pensare. E si fa troppo freddo per tutto l'inverno, ma mangio lo formaggio da Moliterno e siamo lucani. Carmine Crocco nasce il 5 giugno del 1830 a Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza. Ha un'infanzia abbastanza buona, appartiene ad una famiglia di contadini, il padre, Mandriano, al servizio della famiglia Fortunato, una famiglia ricca, importante e potente di Rio Nero. Coltiva per conto suo anche un pezzo di terra e quindi, per le condizioni in cui vive, a quei tempi era una famiglia abbastanza fortunata. Carmine era il secondo di cinque figli. Il primogenito si chiamava Donato. Carmine era un ragazzino particolare perché, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei, sapeva anche leggere e scrivere. Gliel'aveva insegnato lo zio Martino, un sottufficiale che aveva partecipato alle campagne napoleoniche. Gli trasmise anche la passione per la storia ed infatti al piccolo Carmine piaceva molto leggere le storie napoleoniche. La vita di Carmine però cambia improvvisamente una mattina di aprile del 1836. Carmine non aveva ancora compiuto 6 anni. Era a tavola con sua madre e i suoi fratelli. Ad un certo punto, nella sua casa, nella sua umilissima casa di campagna, entra un bel cane livriero, il quale era di proprietà di un signore molto importante della zona. Questo cane livriero entra nella sua casa, addenta e azzanna un coniglio di proprietà della famiglia di Carmine, lo porta fuori e in pratica lo sbrana. Il fratello di Carmine corre incontro a quell'animale, lo afferra e gli fracassa il cranio. Prende una roncola e ammazza quel cane. Sfortunatamente quel cane appartiene ad un signorotto nobile, un signorotto importante della zona, il quale senza nessun problema afferra il fratello di Carmine e comincia a riempirlo di botte. La madre di Carmine cerca di proteggere il figlio Donato e si interpone tra questo signore e il figlio. Nel fare questo riceve un calcio all'addome. Questo calcio all'addome, poiché la signora era incinta, gli fa perdere il figlio. Quindi la signora ha un aborto e è costretta ad essere ricoverata nel manicomio di Aversa, perché in seguito a quell'aborto la madre di Carmine va incontro ad una gravissima forma di depressione dalla quale non si riprenderà mai più. Oltre a questo gravissimo fatto che toglie la madre a quei figli, succede una cosa ancora più grave, e che cioè quel signore che si era reso responsabile dell'aggressione al fratello di Carmine subisce a sua volta un agguato da parte di uno sconosciuto. Questo sconosciuto gli spara e lo ferisce. Si tratta di tentato omicidio. Del tentato omicidio viene accusato subito il padre di Carmine. Il padre di Carmine viene arrestato così all'improvviso. All'improvviso Carmine dunque si trova senza il padre e senza la madre. Il padre in carcere, la madre in manicomio. Reunire rapolla, barile venosa, la mano e l'ubicchiere su una sola cosa, è proprio lì vicina sotto la montagna, ci sta la grande Melfia e un mare di castagna, e se quelli di Sarcuni sono senza virtù, saranno i fagioli a fargli fare boom boom. Con la madre in manicomio, con il padre in carcere, ingiustamente accusato ed arrestato, la famiglia di Carmine Crocco all'improvviso diviene una famiglia poverissima, va incontro a grosse difficoltà, tanto che tutti i figli vengono dati in affidamento ai parenti, agli zii. Il fratello più piccolo di Carmine poi morirà in un incendio.
Dopo 3 anni dall'accaduto, il padre di Carmine viene scarcerato dopo essersi fatto 31 mesi di carcere. Viene scagionato perché un signore, che era colui che aveva sparato realmente al signorotto di Rio Nero, confessa in punto di morte la sua responsabilità, confessa di essere stato lui a sparare a questo signore. Quindi il padre di Carmine, Francesco, viene scagionato. Questo episodio farà dire a Carmine, nelle sue memorie, farà dire la patria e la legge, la prima una puttana, la seconda ancora peggio. Con la famiglia così smembrata, Carmine a soli 10 anni dovette andare in Puglia a fare il pastorello, a guardare pecore e capre. Nel 1845 ebbe la fortuna di salvare dalle acque dell'Ofanto un figlio di un possidente della zona, un tale Giovanni Aquilecchia di Atella. Come ricompensa ebbe 50 scudi, una somma molto importante per quei tempi ed una somma ingente soprattutto per lui. E per un buon periodo Carmine migliorò la sua qualità della vita. Tornato a casa, suo padre era divenuto vecchio e malato e Carmine dovette assumersi il compito di mantenere la famiglia, iniziando a lavorare come contadino presso la masseria di Don Biagio Lovaglio a Rio Nero. Una mattina del maggio 1847 conobbe Don Ferdinando, il figlio di Don Vincenzo, colui che assalì suo fratello e sua madre. Don Ferdinando apparve diverso dal suo genitore e si mostrò gentile nei suoi confronti, rimanendo sconfortato per il male che il padre aveva arrecato alla sua famiglia. Offrì al giovane Crocco il posto di fattore in una masseria di sua proprietà, ma Carmine preferì avere in affitto 3 tumuli di terra con i quali sperava di guadagnare 200 scudi che gli avrebbero permesso di evitare il servizio militare. Don Ferdinando promise che avrebbe contribuito al raggiungimento di quella cifra al momento della chiamata di leva, ma l'accordo si vanificò perché il signorotto, unitosi ai rivoluzionari napoletani, venne ucciso da alcuni soldati svizzeri nel fatidico giorno del 15 maggio del 1848 a Napoli. Questo ci dà una prova ulteriore che i moti rivoluzionari del 48 a Napoli non erano organizzati dal popolo, ma erano organizzati dai nobili e dai possidenti. Nel 1849, quando Carmine aveva 19 anni, fu sorteggiato per il servizio militare e partì per arruolarsi nell'esercito borbonico. Assegnato al primo reggimento di artiglieria, fu mandato prima a Palermo e poi a Gaeta. Siamo nel 1852, Carmine ha 32 anni. Carmine compie il primo omicidio. Si batte in un duello rusticano con un altro soldato che lo avrebbe accusato di un furto e poi lo ammazza. Dorme accanto al cadavere del rivale ed il mattino dopo torna a Rio Nero. Per tornare a Rio Nero significa che Carmine commette, oltre all'omicidio, anche un altro reato, la diserzione. Sembra che Carmine torni a Rio Nero anche per risolvere una questione di carattere familiare. Un signorotto della zona avrebbe offeso più volte la sorella e la sorella in una lettera avrebbe chiesto aiuto a Carmine e Carmine si sarebbe precipitato in aiuto della sorella. Individua il malfattore, lo aspetta fuori da un locale, da una cantina, lo affronta, si batte in un altro duello, ammazza anche quest'uomo e quindi commette il suo secondo omicidio in poco tempo. Questo accadimento, cioè del duello con il signore che avrebbe insultato, che avrebbe insolentito la sorella di Carmine, comunque non risulta da nessun atto processuale e quindi probabilmente può essere anche frutto di invenzione. Quello che è certo è che però Carmine ammazza realmente una persona. Non sappiamo se a seguito della offesa che ha ricevuto la sorella oppure per fatti completamente diversi. Siamo nel 1853.
Crocco dunque è già un criminale per il governo borbonico. Dopo un paio di anni di latitanza viene catturato e il 13 ottobre 1855 viene condannato a 19 anni di carcere dalla Gran Corte Speciale della Basilicata a Potenza. Il primo carcere che vide Carmine all'età di 25 anni fu il carcere di Brindisi. Da quel carcere, il 19 luglio 1856, Carmine tentò di evadere, ma non ci riuscì. Per quella tentata evasione si beccò un altro anno e mezzo di carcere, che si sommavano ai 19 che già aveva sul groppone. Riprovò a scappare da quel carcere il 13 dicembre del 1859, in compagnia di personaggi molto particolari. Uno si chiamava Michele Mastronardi, detto Staccone, l'altro si chiamava Giuseppe Nicola Summa, il famosissimo Ninconanco. Insieme scapparono di nuovo nei boschi di Monticchio. Il momento era particolare. Eravamo entrati nell'anno cruciale per il Regno delle Due Sicilie, vale a dire il 1860. Quei tre criminali erano onestamente un problema minore per l'amministrazione borbonica. Alle porte del Regno di Napoli c'era un certo Garibaldi, a quelle porte Garibaldi bussava, anzi quelle porte le spalancava, anzi quelle porte erano già quasi aperte perché altri dall'interno del Regno di Napoli gliele avevano già spalancate. La vita non me dà no poca de pace, la vita non me dà no poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà, ma si ce vuoi pensare. E si fa troppo freddo per tutto l'inverno, ma mangio lo formaggio di Moliter. E se muro lucane, scavo nu portuso, c'è il zombo sopra in mano, nu sorto di tartufo. E se tu vuoi lavare la camisa, te mangio po' parole di senise. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà. Fammi sta buona e non mi fa pensare a tutte quelle cose che la vita non mi dà, 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 non mi dà.